Rieccoci. Renzi ha fatto la sua visita trimestrale sul fronte calabrese. La CGIL non ha molto gradito. Prima c'era stato il giallo di uno sciopero dichiarato per 8 ore dalla FIOM in concomitanza con la visita di Reggio, la visita di Renzi a Reggio. Subito dopo si è detto che non era più uno sciopero che era stato revocato, ma si trattava di una contestazione per il mancato rispetto degli impegni che Renzi aveva assunto circa il pagamento degli ammortizzatori sociali. Intendiamoci, questo è un argomento serio perché ci sono lavoratori che dal maggio del 2013 attendono che venga loro corrisposta la quota prevista dagli ammortizzatori sociali, dalla cassa integrazione. Però è sembrata a molti una forzatura lo stesso, perché bene o male Renzi andava in una fabbrica che è l'unica sopravvissuta ai piani di industrializzazione della Calabria degli anni 70, Leomeca. Sono delle fabbriche del gruppo Breda, sono delle fabbriche che costruiscono treni e che hanno una forte tecnologia. Sono anche delle fabbriche che potrebbero finire in parte o in toto sotto la gestione finanziaria, sotto l'assetto proprietario di una holding asiatica, si parla dell'Itachi. E qui non ci vogliamo fermare a questo aspetto. Ieri l'aspetto che è venuto fuori con tutto un suo carico di gravi e grandi contraddittorietà, e che mentre fuori contestavano Renzi, dentro gli operai facevano la gara per abbracciarlo, per fare le foto con lui, per porre domande. E Renzi ha dato proprio la sensazione di voler scavalcare la mediazione del sindacato per interloquire direttamente con gli operai. Perché questo poi diventa anche importante ai fini di una nostra attenta analisi su una certa maledetta calabresità che porta a enfatizzare solo il negativo. Lì Renzi ha guardato una serie di nuovi convogli ferroviari che sono all'avanguardia. Questi convogli ferroviari visitati da Renzi sono costruiti a Reggio Calabria, servono per le nuove tratte della ATM, della azienda tramvaiaria milanese per la metropolitana di Milano. Appena sono stati consegnati la scorsa estate i primi vagoni avveniristici, veramente una cosa impressionante, vennero portati a Piazza Duomo, ci fu grande festa, una grande inaugurazione, eccetera. I calabresi, i leggini di questo sono stati informati poco e male. Cioè quello che si riesce qui a realizzare stenta ad avere una visibilità. Per averla deve aspettare di andare fuori. E quello che è successo anche ieri, cioè ieri la visibilità era la contestazione, la non visibilità erano le parole che il Premier ha detto. Adesso, come tutti i Premier, può anche essere qui a raccontare frottole, però ieri ha detto delle cose concrete, cioè le commesse per i 500 operai dell'Eomeca sono garantite fino al 2018. L'Eomeca possono essere la fabbrica che ha le competenze per fare l'alta capacità, cioè l'alta capacità sarebbe l'alta velocità applicata alle merci e non alle persone. Ecco, attorno a tutto questo costruire un tavolo che stia attento a verificare che le cose che si dicono poi sono quelle che si fanno è un conto. La contestazione preliminare, per il gusto della contestazione preliminare, non ci pare che sia in questa fase quello di cui ha bisogno Reggio e la Calabria.